un'ignobile richiesta di riscatto? Signorina? Perché sei qui? Io nella commedia Boston Marriage interpreto il personaggio di Claire, una donna molto emancipata, nel senso che non si fa cenno a come Claire si possa mantenere, diciamo, alla fine dell'Ottocento, ma insomma non è sposata e ha avuto una relazione precedente molto lunga e molto intensa con l'altra protagonista dello spettacolo, che è Anna. Si reca a casa di Anna. Anna è convinta che Claire torni, diciamo, per riallacciare la loro relazione. In realtà Claire chiede ad Anna un favore molto particolare, insomma di poter organizzare in casa sua un incontro con una giovane ragazzina. Mamet ha voluto mettere l'accento su delle donne, diciamo, fuori dal comune, se vogliamo dire, per quell'età, e soprattutto con una grande capacità di autonomia, no? Che non stanno comunque al cliché, non stanno alle convenzioni del fatto che comunque la donna doveva a tutti i costi sposarsi, essere mantenuta ed essere madre. Quindi questo è uno dei primi temi che, insomma, mi toccano molto nel profondo, che trovo anche, vabbè, estremamente attuali, ovviamente. Vedo che devo concedere di buon animo quello che non ho il coraggio di rifiutare. È molto divertente recitare Claire, nel senso che è una donna di fortissima passione, molto impulsiva, perché è proprio completamente posseduta dalla passione per questa giovane ragazzina. La cosa interessante anche della commedia e del linguaggio è che è comunque pieno di contraddizioni. Claire a un certo punto si definisce una depravata, cioè in preda alla depravazione addirittura, perché appunto vive questa passione folgorante, bruciante per questa ragazzina. Nello stesso tempo, nel corso della commedia, continua a ribadire che il suo è amore, e lo difende come un amore, e a un certo punto dice è una cosa cantata anche dai poeti, quindi lo difende come qualcosa, come il massimo sentimento, il più nobile anche, no? Insieme all'amicizia che lei vive, che comunque ha fortissima per Anna. Intanto una commedia molto sorprendente, cioè comincia, diciamo, con una situazione apparentemente borghese, ci aspettiamo che queste donne si mettano a prendere il tè coi pasticcini, a fare delle chiacchiere edulcorate, invece è tutto il contrario, cioè da subito iniziano a parlarsi anche con estrema crudeltà a volte. Diciamo che il linguaggio è un tema molto importante di questo testo, no? Tant'è che ci sono, per esempio, magari frasi che vengono lasciate in sospeso, si deve lavorare tanto sul non detto, in alcuni casi perché no, magari invece lasciandolo anche aperto, no? È anche interessante recitare cercando di lasciare aperti più significati possibili, in modo che lo spettatore sia chiamato in prima persona a completare la storia. Credo che questa sia anche una funzione fondamentale del teatro, no? E Dio ti protegga, gioia alle vostre lenzuole, e possa il cielo benedire la tua santa umanità. No, ti prego.